Flavio. Cognome Secchi. Data di nascita 3 rapido, 2 rapido. 1977. Bravo. Professione musicista e più rapido, più rapido. Segni particolari. Virtuoso. Bravissimo. Benvenuto a Flavio Secchi, autorevole. Ciao Flavio. Ciao. Flavio oggi è uno degli ospiti modello con largo anticipo e si è assorbito una buona parte di trasmissione e quindi ha già capito come andare d'accordo col presidente Mameli. Anche fuori onda gli dà subito ragione. Bravo Flavio. Ma è stato un piacere. Bravissimo. Sei il numero uno. Allora, questo disco che ha all'interno un singolo che è poi legato al video nuovo che tra poco faremo vedere, però nasce da anni e anni di passione per quello strumento che hai tra le braccia. Eh sì, per questo, per la chitarra. Mi racconti un po' da quanto e soprattutto la musica come è arrivata a far parte della tua vita? Sì. Così tanto intensamente poi. Ma diciamo è stata una cosa abbastanza naturale. Io ho iniziato a suonare da piccolissimo, avevo 9 anni, perché mio padre era un chitarrista, quindi insomma ho imparato a casa. Figlio d'arte? Sì. E quindi ho iniziato suonando la chitarra e poi diciamo ho sempre considerato fino a pochi anni fa, 3-4 anni fa, l'unico mio sbocco artistico quello strumentale. Quindi ho studiato jazz al conservatorio, poi adesso questi ultimi 2 anni vivevo a Siviglia dove studiavo flamenco al conservatorio di Siviglia, insomma... Ho fatto il chitarrista. L'accademia Tellers Flamenco, giusto? Taller Flamenco? Taller Flamenco. Sì, ho vedi studiato... che la lingua spagnola, io qui ho bisogno di presentare la Mary. Taller Flamenco. Al Taller Flamenco? No, io non proprio lo spagnolo, non lo so. Sì, mi gusta molto lo idioma spagnolo. Muy bien, esto me encanta. Venga. Vamos a hablar. Non vabbè, parliamo italiano, che è meglio. Non partire così perché finisce che aggiunge la S in fondo e poi parla spagnolo. No, perfetto. Ma perché devi offendere gli spagnoli? Gli hai detto che gli spagnoli quasi sempre usano al plurale la S. Al plurale? Beh, quasi tutti. Infatti è lei che la usa sempre, non gli spagnoli. È vero, è vero. Comunque questa accademia ti ha dato... Al Taller Flamenco sì, e dopodiché praticamente io ho studiato al Taller Flamenco per prepararmi all'esame di ammissione del conservatorio statale, che era molto difficile. Quindi insomma è andata molto bene perché poi mi hanno preso. Ah, ok. Quindi è stata, sì. L'accademia era un po'. Era una un passaggio obbligato per poi arrivare a fare il conservatorio. Quindi, dopodiché. Però ecco, nel mentre che. Quindi poi la musica e il canto, perché poi alla fine tu canti nei tuoi pezzi, perché la band si chiama Flavio Secchi and the Whole Kitchen. Sì. E quindi sei tu il frontman in questo caso. Quindi sì. Lo strumento poi hai capito che poteva essere abbinato all'altro strumento. Alla voce, lo strumento musicali. Principale. Quando ti sei scoperto anche cantante? Dunque, 3-4 anni fa ho iniziato a scrivere anche canzoni. Neanche tanto fa? Sì, neanche da tanto tempo, perché io praticamente ho sempre scritto così un po' per gioco delle poesie. Io scrivevo in rima per fare sciocchezze, gli auguri agli amici, le letterine alle fidanzatine, sai, proprio da tempi anche quello, dall'infanzia. Però non avevo mai pensato che le due cose potessero andare insieme, non so sinceramente neanche perché. Poi dopo un po' invece... Un po' incoraggiato dagli altri, un po' per provare, ho iniziato a scrivere canzoni e ho scoperto che mi piaceva molto. Alla fine, secondo me, è un po' completarsi, perché probabilmente, anche se ci sono tante cose che sono belle della musica, tantissime, non starei a dirle, però diciamo che forse la cosa che a me piace di più è comunicare, quindi... si comunica a un altro livello se puoi parlare la lingua che tutti capiscono, perché sai, quando suoni, anche se magari può essere che tu sei, non so, bravo, apprezzato, però sei sempre un po' trincerato dietro al fatto della bravura tecnica o di quello che fai, cioè come dire, non è proprio esattamente un mostrarsi, mentre se parli, insomma, tutti capiscono quello cosa che dici. Dici. Arriva per forza. Arriva dritto. Sì. Arriva dritto, sì. E allora, per farlo arrivare ancora più dritto, sono 12 tracce di questo nuovo album. Sì. Ormai è uscito da quanto? Sì, è uscito da un annetto e mezzo, però io vivevo a Siviglia, quindi insomma, non è qui stato è un nuovo. Po' in sordina. Esatto, qui lo stiamo raccontando forse per la prima volta. Sì, credo di sì. Stamattina. Allora, 12 tracce, dicevo, dove l'11esima è stata scelta come singolo di apertura di questo disco, la canzone dell'amicizia. E abbiamo il video, tra l'altro, questo proprio nuovo di Zecca. In anteprima assoluta. E allora siamo veramente felici di poterlo proporre. Sì. Flavio Secchi and the Whole Kitchen su Sardegna 1 nei 2 di Via Venturi. Vediamoci questo video e godiamoci.
Vieni con me. Si può sapere che ti è saltato in mente? Come si può sprecare un dono così importante? So che ce la farò, anche quando è più dura e mi viene paura, ma in fondo la notte non è così scura. Se so se ci proverò, non ci sono salite, sciagure o ferite che mi fermeranno, perché non sarò mai da solo. Se tu ci sarai a tenermi per mano anche quando cadiamo, che in fondo fa ridere. Se penso che sei proprio come me, da te, ma poi ti piace se ti dico che senza di te non ce la farò mai, mai. Che facce che fai ogni volta che dico che solo un amico può dirti davvero se un dono speciale ce l'hai. Vai che ce la fai, e anche quando è più dura ti viene paura, ma in fondo la notte non è così scura. Se sai se ci proverai, non ci sono fatiche, sciagure o ferite che ti fermeranno. Se penserai che sei proprio come me, fai tutto da te, ma poi ti piace se ti dico che sono qui con te, che poi ce la farai. Devo dire davvero straordinaria, innanzitutto quella bimba bellissima, sì, bellissima, che nel video ha un ruolo fondamentale, sì. Togliere dal momento più critico della vita, posso usare questo? Esatto, certo. Una persona, che poi il messaggio è questo, no? Sì. Quando sei in difficoltà pensa sempre che un amico può essere il modo migliore per andare avanti ed essere incoraggiati a fare quello che si vorrebbe fare. C'era una voce femminile nei cori? Sì, la voce è di Manuela Mameli, la cantante ogliastrina, mia grande amica e grande cantante. Posso dire anche una parolina su come mai, perché nel disco diciamo non fa parte della mia band, l'ho ospitata in questo pezzo e mi ha fatto tantissimo piacere che abbia accettato, perché questa storia, questo pezzo ha una storia, un suo aneddoto. Praticamente questa canzone, noi siamo grandi amici da tanto tempo e lei praticamente un paio d'anni fa ha studiato, ha vinto una borsa di studio molto prestigiosa, ha studiato per un anno al conservatorio in Svezia, in un conservatorio di Svezia, penso che la città si chiami Piteå, io non so molto bene la Svezia, però è un conservatorio veramente, veramente super, e lei stava studiando lì, quindi noi ci sentivamo su Skype così, e un giorno, siccome lì c'è freddo, cioè, erano i primi tempi, è un'altra vita completamente, è un'altra vita, sì, sì.
E quindi insomma lei era un giorno, era molto triste, era molto giù e me lo disse, quindi io con una scusa gli ho detto vada mano dai vado a cena, vado qui, invece anziché andare a cena ho registrato questa canzoncina a casa così e gliel'ho scritta, l'avevo scritta per lei. Per farle un po' di conforto. Quindi alla fine quando l'ho registrata nel disco era d'obbligo invitarla e ha fatto un lavoro splendido, magnifico. Come tutto il resto della band, compreso te, perché questa canzone davvero è molto molto bella. E grazie. Il video, la bambina nel video si chiamava invece? La bambina, l'attrice meravigliosa. Si chiama Viola Scuderi, io colgo l'occasione per salutarla. Ciao! Ciao Viola! Ciao anche noi, cara amica! Ciao! Complimenti, anzi l'applauso dei venturiani che ti arrivi, perché sei stata davvero straordinaria e hai reso proprio questo video molto molto piacevole. Adesso, prima di andare in pubblicità, facciamo che un pezzo dal disco, appunto, che è uscito un anno e mezzo fa, ma in Sardegna lo stiamo presentando per la prima volta oggi, Flavio Secchi and All Kitchen, queste 12 tracce dove appunto la canzone dell'amicizia è il singolo, ma ci sono già cose nuove che si stanno producendo. Un pezzo nuovo, certo. Mi piace, tutto inedito stamattina. Dai, sì, oggi siamo anteprime. Facciamo fino al ritornello, perché poi abbiamo la pubblicità a ridosso, quindi più o meno dobbiamo arrivare fino al ritornello, perché non abbiamo tutto il tempo nella prossima parte di puntata, e quindi nella chiusura riusciremo magari a farne una per intero, ok? Certo, va bene. Va bene. Come si intitola questa? Questo pezzo si intitola, o devi ancora ragione? Intitolarlo, no, perché ce l'ha il titolo, è nuovissima, però si chiama Chi ha ragione o chi ha torto. Ok, perfetto, allora è la storia mia e del presidente Mamma. Io ho sempre ragione, lui ha sempre certo, torto. Certo. Grazie Flavio Secchi, ai due di Via Venturi. Chi ha ragione o chi ha torto e lo sa o non lo sa, chiaramente ha già scorto una sua verità. Chi ha raccolto la frutta non la mangerà, poi c'è chi ha raccontato e chi forse, dico forse, ascolterà. Chi ha rapito i suoi sogni ed ancora non sa, chi ha raggiunto il suo cuore li libererà. Chi ha rabbioso gridato la sua povertà, poi c'è chi ha raccontato ciò che forse, dico forse, non sa. Chi ha raschiato bugie dalle cose che sa, chiara brilla negli occhi la sua verità. Chi ha radici a legarlo a chi è cosa fa, poi c'è Chiara che aspetta e sicuro, anzi forse sorriderà. Basta, che meraviglia, no, ma io sento un po' l'ispirazione deandreiana, se sì, vogliamo, in questo pezzo. Comunque, cioè, nei tuoi ascolti e nella tua crescita, nella tua formazione musicale, esiste una contaminazione di questo tipo? Ma oppure, sì. Ma guarda, io dal punto di vista del cantautorato italiano, ho una mia Trimurti, i miei tre cantautori preferiti in assoluto sono Lucio Dalla e la eccezionale, poi Vito. La accoppiata mitica Mogol Battisti, che mi ha fatto l'infanzia con tutti i dischi di mio padre, e poi il grandissimo Fabrizio De Andrea. Con questi tre sono... E secondo me, hai citato tra i migliori, secondo me, andando in pubblicità, secondo me, non voglio dire che sia la verità, però c'è anche un po' nel contemporaneo Gazzè, è grandissimo, Silvestri, anche Fabi, se vogliamo, oppure Bersani, insomma quel genere lì di cantautorato. Ma dei moderni sicuramente mi hai citato, proprio sembra che sia fatto apposta, ma i miei preferiti di adesso, sì, Max Gazzè, Silvestri, sì, sicuramente un po' l'orecchio tendeva lì, ma complimenti, perché grazie. Sono davvero delle belle, sembrano novelle, insomma, delle piccole storielle, insomma, che raccontano un po' la vita. Flavio Secchi torna con noi tra poco, e così anche noi dopo la pubblicità. No, torniamo in diretta, stiamo chiacchierando come è normale, succede sempre nelle pubblicità con i nostri ospiti, va avanti la trasmissione sostanzialmente, ma torniamo a noi, perché in quest'ultimo blocco partiamo con una telefonica, come del resto d'abitudine. Al telefono abbiamo il piacere di avere Serena Carta, che è appunto l'ideatrice di un concorso che dà la possibilità a chi è amante della fotografia di potersi mettere in discussione. Officine fotografiche, questo è il titolo del concorso.
per spiegarlo meglio, ovviamente. Serena, buongiorno. Buongiorno Serena, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti, grazie a voi per la collochiamo chiamata. Collochiamo la zona della Sardegna con la quale stiamo chiamando con il nord, quindi Olbia. Esatto. Ok, allora ad Olbia, per chi è amante della fotografia, cosa succede? Succede che dal 5 di febbraio inizierà appunto questo concorso fotografico che si chiama, come hai detto tu, Officine Fotografiche. E il concorso è stato ideato da me, che diciamo mi occupo di fotografia sotto vari aspetti, più che altro organizzazione di eventi con la mia piccola agenzia, si chiama Picture Motion Sardegna. L'intento è quello di promuovere la Sardegna fotograficamente, diciamo, fin dove riuscirò ad arrivare, ecco, con le nostre immagini. E localmente, ecco, l'intento è quello di creare un gruppo fotografico, o comunque di creare interesse verso la fotografia. Ma per poi creare del business, quindi opportunità di lavoro, o solo il piacere di poter aver mostrato al pubblico e quindi dato in pasto a tutti quelli che magari anche dalla fotografia fanno una passione il proprio materiale? Allora, ci auspichiamo che poi i nostri partecipanti riescano con questo concorso ad avere una visibilità che poi li faccia conoscere sia al pubblico che magari a degli esperti o a chi di fotografia si occupa a livello professionale. L'intento iniziale è quello di creare aggregazione, di divertirsi, di insomma mettersi un pochettino in gioco, perché non so, io frequento abbastanza spesso i social network per lavoro, per tu per sei una sarda che è tornata in Sardegna, però, vero? Sì, innamorata della mia terra. Perché dove abitavi prima, scusa? Sono stata un po' in giro, ho studiato a Rimini economia del turismo, poi mi sono trasferita in Irlanda per approfondire la lingua e dopo una piccola esperienza a Roma ho deciso di ritornare qua e mettermi un pochettino in gioco e provare a mettere a frutto i miei studi e soprattutto di valorizzare la nostra terra. E noi ci auguriamo che Olbia e dintorni rispondano bene a questo tuo progetto, perché tra l'altro poi chi vince porta a casa in denaro, sì, o beni e servizi, un ammontare di 500 euro, quindi una sommetta accettabile. C'è anche un premio interessante, ecco, questo dai. È il primo premio. Facciamo una cosa, Serena, diamo le coordinate per iscriversi, c'è ancora tempo? Sì, c'è ancora tempo fino al 26 e invece fino al 21 di questo mese c'è tempo per decidere il tema della prima serata, perché con la particolarità è che il tema lo devono decidere i partecipanti o chi comunque ha voglia di proporre. Dici come possono iscriversi, perché sennò sì, magari ci devono scrivere su info@ questo è difficile, Picture Emotion Sardegna con una sola E. Pictures, fotografie sostanzialmente. Sì, va bene. La mail è quella, mandate la vostra iscrizione, Serena vi aspetta e sì, anche questo bel progetto, questa bella opportunità di una, diciamolo, giovane donna imprenditrice di se stessa che ha deciso di tornare in Sardegna per vivere la sua terra sperando di poter fare ciò che ama anche qui. Esatto. Ecco, quindi speriamo non ti debba mai più ritrasferire. Un abbraccio, un abbraccio e tanti tanti auguri. Grazie mille, ciao, vi aspettiamo. Ciao, grazie a te. Ciao. Ci piace sostenere sempre questo tipo di iniziative. Dobbiamo come la musica nostrana, come i talenti sardi, tornando a Flavio Secchi. Lui è sicuramente un talento sardo che è ritornato appunto dalla Spagna, da Siviglia, dove ci stava raccontando un aneddoto prima di andare. Mi piace molto quello che è italiano, che è spagnolo e parla italiano. Un aneddoto che, siccome il presidente Mameli fuori onda, gli ha detto: secondo me tu sei un po' gitano nell'animo. Sì, beh, mi ha dato l'impressione che avesse le caratteristiche. Allora, raccontiamo questo aneddoto, poi suoniamo un altro pezzo dal disco, appunto, che si intitola Flavio Secchi and All Kitchen, che potete trovare nei negozi di musica, su internet, dove? Sì, dunque, questo disco si può trovare tua, a parte a casa mia sicuramente, ma si può trovare da Alta Fedeltà. Ah, ok, va bene, perfetto. Quindi
fedeltà alla musica e non solo. Prego, raccontiamo l'aneddoto. L'aneddoto, sì. No, praticamente, adesso che mi ha detto che ma tu sembri gitano, un po' mi scambiavano anche a Siviglia per gitano finché non aprivo bocca, poi non si vedeva. Io ho avuto la fortuna, perché per me è una grande fortuna davvero, di fare amicizia con un gitano di una famiglia flamenca famosissima, che lui si chiama José Suárez Peña, in arte Pitín, che con cui siamo diventati grandi amici. Ho passato tantissimo tempo con loro nel suo paese a Utrera, in mezzo ai gitani, e per me è stato veramente una grande scuola di flamenco, sicuramente, perché loro lo respirano proprio alla nascita, ma poi tutto sommato anche la storia, hanno una storia, i gitani e il flamenco è roba loro, la storia. Diciamo che è più romantico e affascinante il nome gitano rispetto a zingaro, perché nelle nostre parti chiaramente la cultura dello zingaro è perché qui è visto in termini negativi, purtroppo. Le posso chiedere di venire un po' più verso di me? Io volevo Presto, grazie Presidente Bambini. Noi so che lei non vuole contagiarmi, ma io ci tengo a che lei possa essere dentro le inquadrature. Grazie, caro collega. Sì, dicevo questo, che praticamente gli zingari che conosciamo noi sono più che altro i Rom, gli zingari rumeni, che ci sono anche in Spagna. Diciamo che è un ceppo già da molti anni diverso, alla fine in qualche modo sono tutti parenti, però come anche capita in Francia con i Manouche. Sì. Gli zingari francesi, diciamo che gli zingari quando sono arrivati in Europa si sono divisi in vari paesi e lì hanno formato, diciamo, dei gruppi. La cosa bella che stavo chiedendo sempre fuori onda è: ma tu sei arrivato a Siviglia e conoscevi già lo spagnolo? Sì. Oppure anche tu, come il presidente Mamelli, aggiungevi la S in fondo e poi l'hai imparato? No, invece io no, l'ho studiato. No, scherzavo, era una battuta. Ma stai scherzando? Certo. No, dicevo, la cosa bella che mi ha risposto è: io manco lo spagnolo, quello. Non sapevo niente. Ho imparato a parlare, perché tu parli lo andaluso. Ecco, l'andaluso, che è come se fosse uno straniero che viene in Italia che parla il napoletano, il napoletano, o il sardo. O il sardo, certo, sì, è un dialetto. Infatti io parlo l'andaluso. E ti capivano lo stesso? Ma gli andalusi sì, però mi è capitato di andare un weekend a Madrid, mi guardavano come se fossi un marciano, perché si capiva che non ero spagnolo, ma parlavo molto il castigliano, te lo sa come lingua madre. Il castigliano è la lingua madre della Spagna, sono obbligati. Tu dici sempre di sì. Ma come sarebbe a dire? Abbi pazienza, mi meraviglio di te. Ma ci mancherebbe. Stava quasi contestando, lo ha fatto. Stava quasi contestando che il castigliano deve contestare. Ha detto un po' un sì, che non era un sì. Non ero molto convinto. La madrelingua è castigliano. No, però a Siviglia, se tu dici che il castigliano è la lingua, loro dicono: l'andalù. Perché ci sono rivalità, lo sai. Ma tu, la prossima volta che torni a Siviglia, ti porti dietro lui e prima a schiaffi prendono lui al massimo, capito? Quindi hai risolto. Caro Presidente Bambini, io ovviamente gioco e la faccio arrabbiare, ma chiudiamo con una bella canzone da questo album. Quale scegliamo tra le Vi faccio 11 sentire... rimaste, oltre alla canzone appunto dell'amicizia che abbiamo già suonato, quindi 12 meno 1, 11. Perfetto, vi faccio sentire un pezzo che si chiama Ego Te Absolvo. Oh, bene, e che in che lingua è questo? No, il titolo è in latino, ma è in italiano. Sto scherzando. No. Ok. Ci sigaretta accesa, non la fumo più, è uno schifo ma l'accendo, no, che cosa c'entri tu? Mi chiedi cosa faccio, seduto proprio qui, meglio di così. La mia forza si misura nelle cose che ti do, senza avere in cambio niente, prima o poi ti ucciderò. Che ti osservo, fabbrichi i tuoi no, ma non sei capace a usarli, sì, mi sa che resto ancora un po'.
accorta che non ti piaccio più. Ti stupirà, ma non mi importa. No, da un'altra parte vacci tu, ma vacci tu. La mia forza si misura nelle cose che non ho più, perché so che posso farne a meno. Per esempio una sei tu, per esempio una sei tu. Che meraviglia, che meraviglia. No, no, rimani su questo giro che facciamo la chiusura, okay, con no, con un omaggio ancora, l'abbiamo fatto anche nel Music Machine. Senta qua, senta qua, eh. Iso pazz, che bella, eh? Iso pazz. Io voglio essere chi voglio, uscite fuori da casa mia. Iso pazz, iso pazz. Sì, che in sottofondo questa puntata meravigliosa dei Due di Via Venturi, e ancora una volta con l'occhio puntato là al Pino Nazionale, Daniele, che ci guarda da lassù. Daniele, ciao Daniele, grazie a Flavio Secchi, grazie Fab, Flavio. Iso pazz, e qui viene il bello. Iso pazz, chiudiamo con, ma no, ma dai, ma sì. E la canzone diceva Satu Mats Mats. A domani, a domani alle 8, alle 8. Ciao, 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 ciao. Grazie, ciao. Flavio, ciao. Grazie, grazie.